Buonasera e buonasera a tutti quanti. Allora, questa sera sono molto felice, molto entusiasta di presentare due miei amici, due persone che ritengo fantastiche, due persone che hanno veramente qualcosa nel cuore e qualcosa da dire. Questa sera vi verrà presentato quello che è il progetto Big Family. È un progetto che abbiamo ideato noi quattro. E con veramente tanta, tanta, tanta gioia vi presento per prima Veronica, che vi parlerà di questo progetto per la prima parte e poi Mattia Magni per la seconda. A te la parola, Veronica. Ciao a tutti, buonasera, grazie mille Ale per questa bellissima presentazione, grazie a Vito che è lì di fianco ma sta avviando, ha avviato la live, sta condividendo, quindi il supporto di tutti è importantissimo. Allora, come anticipato da Alessandra, questa sera parleremo di un progetto molto giovane perché è nato da poco tempo, è nato a gennaio. Precisamente a Dubai, come potete notare da questa bellissima slide. E ora, prima di presentare il progetto, volevo presentarmi brevemente. Allora, io sono Veronica, ho 35 anni, mi sono laureata nel 2009 in servizio sociale e da quel momento, una volta laureata, ho iniziato a cercare lavoro, come la maggior parte dei giovani dopo l'università, dopo i propri studi, fanno. Ho iniziato, beh, in verità già mentre studiavo lavoravo, facevo dei piccoli lavori stagionali, cercavo di guadagnare quei pochi soldini che mi permettessero comunque di fare le mie piccole cose. Da quel momento ho fatto diverse esperienze, ho lavorato e fatto un servizio civile, ho fatto tanti tirocini. È stata un po', la classica gavetta che si fa prima di mettersi seriamente nel mondo del lavoro. La mia idea qual era? Era, ok, adesso studio, ho questi anni di studio, che peraltro ci ho messo anche più anni del dovuto perché ce ne ho messi 5 su una laurea di 3, ma appunto perché lavoravo nel frattempo, e ho fatto questa esperienza. Quello che volevo era proprio trovare un ruolo all'interno della società. Io pensavo, ok, mi laureo, studio e poi troverò lavoro che sarà probabilmente il lavoro per sempre. Sapevo che avrei dovuto affrontare un periodo di esperienze che probabilmente sarebbero state riconosciute poco a livello economico, però mi andava bene. L'importante era che avessi potuto trovare a un certo punto la mia posizione per costruire la mia famiglia, farmi il mio futuro. Quindi, dopo questi anni di esperienza, iniziai a lavorare presso delle cooperative, nel quale anche lì comunque ho avuto modo di conoscere diverse realtà, sempre a contatto con il prossimo, perché, il mio lavoro tratta proprio le persone, quindi l'aiuto dell'altro è alla base di tutto, cosa che a me è sempre piaciuta e penso anche che sia una devozione nella vita poter aiutare gli altri. Con grande però delusione mi accorsi dopo qualche anno di esperienza in queste cooperative che purtroppo non vi era possibilità di crescita né economica e neanche personale. Io sono sempre stata una persona abbastanza ambiziosa da questo punto di vista, o meglio, non mi sono mai accontentata. Cercavo qualcosa di più. Volevo trovare un posto innanzitutto accogliente nel quale lavorare bene, stare con persone positive e crescere personalmente perché credo anche che nessuno di noi si possa sentire realizzato in nessun momento, c'è sempre qualcosa da imparare. Quindi con questa nuova consapevolezza ho iniziato un pochino a farmi delle domande, mi chiedevo, cavoli, ma cosa mi riserverà il futuro? Come mai non riesco a posizionarmi? Come mai non riesco a crescere? È dappertutto così? Quindi persi un po' di anni a capire qual era l'ambito giusto. Andai a lavorare con diverse utenze e questo mi permise, è vero, di perdere un po' di tempo in più, ma anche di capire che non era l'utenza che faceva la differenza, era proprio quel mondo del lavoro lì.
Quindi da quel momento iniziai un pochino a guardarmi intorno, iniziai a cercare autonomamente anche delle nuove possibilità. E devo dire che, sapete, quando cercate qualcosa, anche se non arriva subito, a un certo punto questo qualcosa voi lo attraete. Succedono anche delle circostanze, talvolta belle, interessanti, per il quale il vostro futuro vi mette davanti proprio a delle opportunità e delle possibilità. Ed è così che ho conosciuto un team fantastico, un progetto meraviglioso, che non è il progetto Big Family, ma adesso ve ne voglio parlare. È un progetto veramente grossissimo a livello europeo, a livello mondiale, e che è stato ideato dal Team Pressure. Chi è il Team Pressure? Il Team Pressure è un gruppo di persone che sostanzialmente vuole raggiungere i propri sogni. Probabilmente come me non si voleva accontentare, quindi cosa ha fatto? Le persone hanno semplicemente cercato qualcosa che potesse calzare a pennello per se stesse e hanno pensato bene di unirsi e di farlo insieme, perché comunque l'unione fa sempre la forza. Sono persone che si alzano la mattina, hanno voglia di costruire il proprio futuro e quindi hanno anche quel coraggio di aprire i cassetti che magari avevano chiuso per svariati motivi e che però hanno riaperto per cercare di realizzare i propri sogni. Quello che vi dicevo e vi facevo vedere prima è un progetto nato a Dubai, perché noi come Team Pressure abbiamo avuto la possibilità di fare un viaggio formativo a Dubai, nel quale tutti quanti abbiamo veramente acquisito nuove consapevolezze e da lì ne è nato proprio il progetto Big Family. Durante questo viaggio cosa è successo? Alcune persone si sono semplicemente conosciute meglio, hanno approfondito la loro esperienza, hanno parlato, hanno condiviso e sono diventati amici. Da lì abbiamo capito che ecco, queste che vedete sono le persone che hanno fondato, ma mi verrebbe da dire che sono state d'esempio e d'impatto per tantissime altre che ora fanno parte di questo gruppo. Noi abbiamo capito una semplice cosa, che i nostri limiti personali era il punto di partenza sul quale costruire il pilastro di valori del progetto Big Family, che peraltro ci è stato insegnato e trasmesso dal nostro grande Team Pressure, quindi noi stiamo semplicemente portando avanti quella che è l'etica e i valori trasmessi dal team. Abbiamo voluto fare questo perché abbiamo capito che negli ultimi decenni la famiglia è diventata un luogo molto importante, ci siamo accorti anche dopo aver passato questo periodo difficilissimo di pandemia che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. Abbiamo vissuto più in famiglia, abbiamo condiviso di più con i nostri cari, abbiamo ritrovato quello che forse avevamo un po' lasciato perdere per via degli impegni lavorativi oppure anche per dare scontato spesse volte cose importanti invece che potrebbero essere veramente il miglioramento del proprio stato personale. E quindi ogni componente può all'interno di questo gruppo esprimere e appagare il proprio potenziale, i propri bisogni. Abbiamo creato proprio un modello familiare che è basato su dei principi solidi. Ed è proprio da questi valori, da questi principi che ha origine il nome Big Family, perché come sapete significa grande famiglia. Ora, cerchiamo di capire e di riscoprire quali sono questi valori sul quale si basa Big Family. Prima di tutto c'è la fiducia. La fiducia è uno di quei valori che sta alla base di qualsiasi rapporto, che sia di coppia, che sia d'amicizia, che sia tra genitore e figlio. Perché? Perché la fiducia è veramente ciò che ti permette di credere all'altro e quindi di poterti anche aprire all'altro e iniziare un percorso insieme. L'amore è un altro valore bellissimo. Cos'è che non muove l'amore? L'amore muove tutto.
E questo è veramente un qualcosa di incredibile perché noi abbiamo capito che all'interno del nostro gruppo c'è tanto amore, ognuno di noi ha tanto da dare, tanto da condividere con l'altro. Anche il miglioramento è una di quelle parole che io dico sempre, mi piace tantissimo, adoro. Perché? Perché mi rispecchia tanto, perché sono cambiata tantissimo, come sono cambiata io, sono cambiate anche le persone all'interno di questo gruppo. E siamo cambiati grazie all'aiuto reciproco che ci diamo costantemente. Poi l'inclusione. L'inclusione non significa che siamo tutti uguali, significa che con le nostre diversità ci accettiamo, che è la cosa più importante, perché è giusto essere diversi, è giusto che ognuno abbia le sue caratteristiche ed è fondamentale, credo, all'interno di una famiglia come questa, potersi sentire incluso. La genialità è poi qualcosa che si sperimenta successivamente, perché dal momento in cui noi ci troviamo bene all'interno di un gruppo, quindi ci sentiamo anche sereni, siamo tranquilli, ci sentiamo fiduciosi dell'altro, succede magicamente che iniziano a venire fuori le nostre capacità e quindi anche le nostre genialità che poi vengono sviluppate. La libertà è quello a cui aspiriamo tutti, è ciò che ci ha spinto anche in un certo verso a iniziare questo grande progetto. Perché? Perché vogliamo sentirci persone libere, perché vogliamo la nostra autonomia, non vogliamo dipendere da nessuno, ma vogliamo stare in gruppo. Intraprendenza, anche questo è un termine spettacolare che ci fa capire come un gruppo che è nato da quattro persone possa diventare invece grande e coeso, perché ognuno mette la propria intraprendenza, mette il proprio sapere e aiuta l'altro. E l'amicizia, è stata messa per ultima, ma non perché meno importante, ma perché poi è una conseguenza di tutti questi valori, perché come dicevo prima, dove c'è fiducia e dove noi ci troviamo bene con gli altri, nasce in maniera spontanea e naturale un'amicizia molto profonda tra le persone del gruppo. Ma noi come gruppo Big Family abbiamo anche una grandissima missione, che è quella di aiutare più persone possibili attraverso la crescita personale, la crescita professionale, che erano poi le due cose che cercavo io inizialmente all'interno del mondo del lavoro tradizionale, che poi ho ritrovato qui e che abbiamo rimesso qui con grande entusiasmo. La formazione che ci viene donata veramente in maniera gratuita dai nostri leader di team, che sono persone spettacolari, che ogni giorno veramente con grande amore pianificano e ci aiutano a migliorarci e a diventare persone migliori. E infine il mindset, quindi tutto quello che ci porta ad avere una mentalità positiva e focalizzata e proiettata verso i nostri obiettivi. Oltre alla missione, abbiamo anche una grandissima visione, che è una visione di gruppo. Oltre alla visione di gruppo, ovviamente abbiamo anche dei progetti e delle visioni personali. Ma sapete, quando si lavora in team, viene spontaneo poi creare dei progetti di gruppo. E quindi noi abbiamo pensato che prima o poi arriverà questa nostra grande visione che adesso vi farò vedere attraverso un breve video.
visto che bellissimo ranch? Se lo vuoi, puoi anche tu passare del tempo in questo meraviglioso posto immerso nella natura e lavorare e condividere insieme a noi i tuoi momenti più belli. E soprattutto aspettiamo anche te, se lo vuoi, perché abbiamo la voglia di riadattare nuove visioni, nuovi progetti che siano anche a misura tua. Ora voglio lasciare la parola a Mattia, che vi spiegherà in maniera eccellente come poter fare per cogliere questa grande occasione chiamata Big Family. Grazie mille Veronica, buonasera a tutti, sono Mattia, ho 28 anni e sono diplomato in ragioneria. Mentre terminavo gli studi lavoravo in una multinazionale e avevo il contratto a tempo indeterminato ancora con la legge vecchia. Pensavo che fosse il lavoro della mia vita, che fino avrei avuto la possibilità di lavorare lì fino alla pensione, solo che per uno scandalo fatto da un dirigente tutte le aziende della multinazionale chiusero e quindi io mi ritrovai senza un posto di lavoro. A quel tempo avevo 20 anni e potevo pensarla in due modi: o comunque cercare un posto di lavoro e quindi riniziare tutto da capo, però non mi sembrava l'opzione migliore, nel senso che mi era capitato a 20 anni e potevo comunque rifarmi una vita. Ma se la stessa cosa mi fosse capitata a 40 anni, quando magari avevo famiglia, avevo qualcuno da mantenere, avevo un mutuo da pagare, la situazione era molto più difficile. Allora dovevo trovare qualcosa che con le mie forze mi desse la sicurezza di crearmi un futuro. E mi ricordai che un mio compagno delle superiori mi aveva presentato un'opportunità nel mondo del network marketing e quindi lo contattai e da lì iniziai poi tutto il mio percorso nel mondo del network. Adesso faccio parte del Team Pressure da circa 2 anni e devo dire che personalmente non ho mai trovato un team così legato e con la voglia sempre di aiutare gli altri. Ed è per questo che poi sono uno dei fondatori del Team Pressure, perché di Big Family, perché comunque il fatto di aiutare persone che hanno magari qualche difficoltà ad aprirsi dopo quello che ho passato anch'io, mi piace farlo e mi sento utile comunque aiutando le altre persone. Ma torniamo alla visione. Quello che vogliamo fare è creare un luogo dove tutte le persone possono trovarsi, lavorare insieme e quindi creare un ambiente positivo, dove però oltre al fatto di trovarsi, lavorare, creare nuovi progetti, parlare di business, si possono anche rilassarsi e stare magari in mezzo agli animali, alla natura e comunque con persone sempre positive. Questa è una parte del Team Pressure e ci sono alcuni componenti di Big Family e quello che cerchiamo di far valere è la voglia comunque di migliorarsi e di raggiungere i propri sogni e ovviamente i propri obiettivi. Come possiamo fare tutto questo? Allora, tutto questo possiamo farlo applicando il nostro business in maniera online e offline, con ovviamente il nostro supporto, studiando strategie o manuale che ti forniremo gratuitamente, perché la formazione che facciamo all'interno del team è gratuita, e applicando ovviamente il sistema. Cosa ti servirà per fare tutto questo? Ti servirà uno smartphone o un tablet o un computer con una connessione internet e ovviamente ti servirà la voglia di imparare. Ora vi farò vedere un breve video di alcune persone che collaborano con noi su cosa pensano del progetto Big Family. Ciao,
Ciao, sono Lucia, ho 59 anni e voglio parlarti di Big Family, un gruppo di persone di valori che si scambiano le loro esperienze e le loro capacità l'uno con l'altro per raggiungere i propri sogni e i propri obiettivi. Faccio parte di questo gruppo dal nome The Big Family. Quando mi hanno chiesto se volessi entrare in questo gruppo non ho esitato neanche un attimo, perché già il nome Big Family, grande famiglia, mi ha subito ispirato, partendo dal presupposto che sono una persona con dei valori, che proviene da una famiglia molto unita con dei valori. Questo mi ha portato proprio a voler entrare in questo gruppo, e ad oggi che ne faccio parte vi posso dire che Big Family è proprio come una grande famiglia. Che cos'è per me Big Family? Come dice il nome stesso, per me Big Family è proprio una famiglia. Di cosa si tratta Big Family? Semplicemente è un gruppo di persone, un movimento facente parte del Team Pressure, che ha obiettivi molto molto grandi e non solamente decide di mettere tutte le forze insieme per far sì che gli obiettivi di tutti possano compiersi, ma lo fa divertendosi. Ciao, sono Stefania e ho 43 anni e da 30 mi occupo della cura della bellezza del capello di ogni persona. Sono qui oggi per invitarvi ad unirvi alla nostra Big Family. È un progetto che da poco ho abbracciato con gran voglia e entusiasmo. Lo scopo è quello di sostenerci e aiutarci l'uno con l'altro per affrontare le sfide della vita. Big Family, come dice il nome, è ovviamente una grande famiglia, una community che ti prende per mano e ti aiuta davvero a raggiungere qualsiasi obiettivo tu abbia. Io ero arrivata ad un momento nella mia vita nel quale avevo bisogno di una crescita economica, ma anche di una crescita personale. Big Family in tutto ciò mi sta aiutando tantissimo, perché mi permette di esprimere al massimo il mio potenziale. Ciao a tutti, sono Alexandra e sono felice di farti conoscere il mio nuovo progetto di cui sto facendo parte. Si chiama Big Family Dubai. Siamo un team di persone con valori speciali e con grandi sogni. Quest'anno, in piena pandemia, ho preso una decisione di lavorare online. Mi sono avvicinata a questa famiglia Big Family perché proprio il nome Family, per me la famiglia ha un grande significato, ma proprio perché per questo grande significato della famiglia, per me significa aiutarci uno con l'altro. Big Family per me è una grande famiglia dove ci sono tante persone che ti supportano, dove ti fanno uscire il meglio di te, e per me è tutto. Io grazie a loro sto crescendo. Sono veramente entusiasta da quando faccio parte di Big Family Dubai, perché finalmente ho trovato un posticino, una piccola zona di comfort dove posso crescere senza sentirmi rallentata rispetto agli altri. Sono Sheila, ho 38 anni. Nella vita ho dovuto ascoltare tante sfide. E come dice Sheila, che nella vita ha dovuto affrontare tante sfide, penso che ogni persona stia affrontando una sfida, chi più e chi meno. E quindi voglio chiederti, e tu che sfida stai affrontando in questo momento? Dove ci puoi trovare? Ci puoi trovare sul gruppo Instagram big/family/Dubai, oppure sul gruppo Facebook
Inoltre puoi vedere anche i nostri video sia di formazione sia di presentazione sia le varie live direttamente su YouTube. E ora voglio lasciarti con questa frase che dice: a volte è necessario decidere tra una cosa a cui si è abituati e un'altra che ci piacerebbe conoscere. Quindi, se hai qualche domanda da farci o vuoi saperne comunque di più, contattaci direttamente sui nostri profili oppure sui gruppi Facebook o su Instagram. Noi ti aspettiamo e ti risponderemo a qualsiasi domanda. Ciao a tutti e buona serata. Ciao.